tubercolosi osteoarticolare nel periodo post-primario. Nel periodo post-primario sono identificabili processi osteoarticolari sostenuti sul piano anatomico da focolai nodulari o da focolai miliarici. I focolai nodulari ripetono nei loro aspetti anatomo-radiologici gli stessi modi di evolvere descritti per le forme tisiogene sostenute dai focolai tisiogeni del ciclo primario. Interessano cioè profondamente la struttura dell'osso, determinando costantemente un impegno dell'articolazione corrispondente, con lesioni espansive che mancano di delimitazione spontanea e riparano tardivamente anche sotto l'azione della terapia, compromettendo la statica e la funzione del segmento colpito. I processi improntati ai focolai miliarici hanno un carattere circoscritto, scarsamente distruttivo, con erosioni superficiali o con lesioni a stampo, simili a quelle dei focolai da dispersione bacillare precoce del tipo primario, da cui diversificano per l'assenza del cercine periferico addensato, la mancanza al loro interno di calcificazioni, la disposizione più periferica con facile frazione del tessuto corticale, la reazione periostea, la molteplicità di localizzazioni. Come i processi nodulari, quelli miliarici possono assumere un orientamento tisiogeno o decorrere senza alcuna colluquazione. L'evoluzione nelle forme trattate è buona e la guarigione possibile con soddisfacente ripristino della funzione. La tubercolosi delle ossa craniche rappresenta appena lo 0,16% di tutte le forme di tubercolosi osteoarticolare. Si manifesta prevalentemente in età pediatrica, quasi sempre in soggetti con localizzazioni plurime, viscerali e scheletriche. Le ossa più colpite sono il frontale e il parietale. Seguono a grande distanza l'occipitale e il temporale. L'ascesso è costante e può farsi strada sotto per gli ossi da una parte e sopra la dura dall'altra, formando una raccolta aggressiva. Prima o poi finisce col fistolizzarsi all'esterno, con ulcerazioni e cicatrici retraenti che in vicinanza dell'angolo orbitario possono determinare ectropion cicatriziale. Sul radiogramma i focolai assumono un aspetto tondeggiante o ovalare, interessano l'osso a tutto spessore ed hanno margini regolari, netti, circondati, specie se con la fistolizzazione è avvenuta l'infezione mista da orletto osteosclerotico. In questo bambino di 2 anni, un ascesso epicranico sinistro, risultato positivo alla prova biologica in cavia, si è fistolizzato all'angolo orbitario esterno. L'esame radiografico evidenzia a livello del parietale sinistro un focolaio razzo trasparente a stampo di forma rotonda a margini netti con orlo sclerotico periferico. La tubercolosi delle ossa della faccia, 0,45% di tutte le localizzazioni tubercolari dello scheletro, predilige l'infanzia e l'adolescenza, spesso in concomitanza con altre lesioni ossee o linfoganglionari. Tutte le ossa della faccia possono essere colpite, ma quelle di gran lunga predilette sono le ossa mascellari, che costituiscono il 73% delle localizzazioni, seguite dall'osso zigomatico 26% e dalle ossa nasali. Nelle ossa mascellari la via di propagazione abituale è costituita dalla via sanguigna, contrariamente a quanto avviene nell'età adulta, nella quale prevale la via trans e peridentaria. Nelle localizzazioni alveolari è inevitabile la caduta dei denti. In quelle dell'osso malare, la cicatrizzazione delle fiste del periorbitale può causare deformità palpebrali, come è avvenuto in questo adolescente con tubercolosi osteoarticolare multipla pluricristallizzata, portatore di ectropion cicatriziale. Il radiogramma dimostra l'opacamento del seno mascellare destro e focolare di osteolisi dello zigomo con 2 piccoli sequestri. Tubercolosi della mandibola. Bambina di 13 anni, con lesioni tubercolari multiple dallo scheletro. Focolaio di rarefazione della spongiosa mandibolare al di sotto della radice dei molari.
bambina di 4 anni, con lesioni tubercolari multiple dello scheletro. Quasi tutta la branca orizzontale della mandibola appare scavata da una zona di usura a margini abbastanza netti della lunghezza di 4 cm circa. All'estremità dell'escavazione si vedono due sproni reattivi. Spondilite tubercolare. La tubercolosi vertebrale è la più frequente tra tutte le localizzazioni specifiche dello scheletro. Rappresenta il 33% della tubercolosi osteoarticolare dell'infanzia. L'infezione primitiva della vertebra avviene per via sanguigna e ha sede nel tessuto spugnoso del corpo, da dove invade i dischi vertebrali e gli spondili vicini. L'infezione degli elementi arcali è rara per la compattezza del tessuto e la scarsa erogazione. Anche l'infezione primitiva dei dischi, costituiti da tessuto fibrogelatinoso povero di vasi, è difficile. Nel prosieguo della malattia, corpi e dischi sono ugualmente distrutti. L'interessamento di una sola vertebra è raro, 7%. Nel 25% sono interessate due vertebre, nel rimanente più di due. Nel bambino il segmento più colpito è quello dorsale, mentre nell'adulto è quello lombare. Le spondiliti cervicali rappresentano il 5,7%, quelle cervico-dorsali il 2,8%, quelle dorsali il 39%, quelle dorso-lombari il 26,2%, quelle lombari il 19,9% e quelle sacrali il 6,4%. L'incidenza è massima tra D5 ed L5. Le vertebre colpite si deformano a pugno e il segmento soprastante della colonna si inclina in avanti formando con quello sottostante un angolo intersegmentario che può variare dalla semplice cifosi al gibbo vero e proprio. Con la formazione di questo angolo intersegmentario, i residui somatici delle vertebre lese possono ridursi ad un piccolo sequestro e sporgere verso il canale rachideo a guisa di spillo, inducendo un restringimento del canale in senso antero-posteriore. L'ascesso freddo, prodotto dalla colluttazione del focolaio, si raccoglie davanti e ai lati della vertebra lesa, distendendo i legamenti e la capsula articolare. Rare volte, soprattutto nel tratto dorsale, l'ascesso prende la via del canale vertebrale e scolla il legamento comune posteriore formando un ascesso allo scollamento, ascesso sopra legamentoso, che con l'ulcerazione del legamento può diventare sottolegamentoso, giungendo a contatto della dura madre e circondando talvolta tutto il midollo, ascesso a manicotto. Il canale, anziché da pus, può essere invaso da tessuto di granulazione, che aggredisce la parete durale costituendo la classica pachimeningite tubercolare. Il midollo non viene direttamente interessato dal processo, ma solo compresso, con disturbi di circolo, edema, fatti degenerativi e mielite. Quadro clinico. La sintomatologia è costituita da dolore, contratture e rigidità, deformità, ascessi e alterazioni nervose. Dolore. Il dolore è il primo segno a comparire, aggravato dal carico, attenuato dalla posizione orizzontale, ridestabile con la pressione sopraspinosa sulla vertebra ammalata o con la pressione assiale esercitata sulle spalle o sul vertice del capo. Contrattura e rigidità. La limitazione del movimento è data dalla contrattura antialgica della muscolatura paravertebrale. Nelle lesioni cervicali, il collo è riso, l'asse fasciale deviato, torcicollo, e nel passaggio dalla posizione orizzontale a quella seduta, il paziente sorregge il capo con le mani. Nelle localizzazioni dorso-lombare, il tronco è riso, il malato si piega sulle ginocchia per raccogliere un oggetto al suolo, e la contrattura della muscolatura addominale anteriore può manifestarsi con un solco trasverso sotto il bordo costale di uno dei due lati, segno della cintura. Nelle lesioni lombari, esaminando il paziente a bocconi e sollevando gli arti inferiori e il bacino dal piano del letto,
in modo da estendere la colonna, questa resta lisa e rettilinea invece di curvarsi. La deformità è presente in circa la metà dei casi e insorge sempre più tardivamente rispetto al dolore e alla contrattura. Varia a seconda della sede e della gravità dei fenomeni distruttivi. Nelle localizzazioni cervico-dorsali, la testa è protesa in avanti con collo piegato a gallinasso. Le coste assumono un decorso obliquo e la gabbia toracica protrude inferiormente. A livello dorsale, la distruzione di uno o due corpi vertebrali determina prominenza delle apofisi spinose. Le distruzioni maggiori, ormai rare, determinano gimbo con torace globoso. A livello dorso-lombare, le coste tendono ad orizzontalizzarsi, mentre lo sterno protrude in alto. Nella colonna lombare c'è la scomparsa della lordosi fisiologica e solo eccezionalmente la formazione di gibbo, indice di grave distruzione somatica. Ascessi e fistole. Nelle lesioni delle prime cervicali, il pus può raccogliersi nel cellulare retrofaringeo, angina di Ippocrate, o diffondersi tra i muscoli della nuca. Mentre in quelle cervicali medie o inferiori si estrinseca ai lati del collo o scende alle fosse sopraclavicolari. Le raccolte asessuali del racchio dorsale si svolgono nel mediastino se la lesione ha sede nel tratto medio superiore. Se la lesione ha sede inferiore, si svolgono nel triangolo di Grimper, delimitato in alto dalla dodicesima costa, medialmente dal quadrato dei lombi, lateralmente dal bordo posteriore del piccolo obliquo. Quelle dorso-lombari si raccolgono dalla fossa iliaca e, seguendo lo psoas iliaco, possono giungere alla radice della coscia. Anche quelle lombari possono rimanere nel tratto psoico o estrinsecarsi nel triangolo di Petit, delimitato dalla cresta iliaca, dal margine inferiore del grande dorsale e da quello posteriore del grande obliquo. Nella spondilite lombo-sacrale, l'ascesso si raccoglie davanti al sacro e prende la via dalla grande incisura ischiata. Alterazioni nervose. Variazioni dei riflessi e della sensibilità sono abbastanza frequenti nella spondilite infantile, 12% dei casi. I segni di compressione midollare vera e propria sono di difficile riscontro. Delle paraplegie ipotiche, che in era preantibiotica si riscontravano nel 5% dei casi, sono praticamente scomparse. La meningite tubercolare si osserva solo nello 0,5% dei casi. Prognosi. La malattia ha tuttora un lungo decorso. La durata media del ricovero supera l'anno. La guarigione avviene spesso con deformità vertebrale, più spesso cifosi, raramente gibo. Esame radiologico. Il radiogramma nello stadio iniziale della malattia è negativo. Il segno più precoce è rappresentato dall'osteoporosi e dalla riduzione dello spazio discale, che nel bambino e nell'adolescente ha valore patognomonico. Si rendono quindi evidenti in vicinanza del disco assottigliato piccole perdite di sostanza marginali irregolari, che si estendono poi più profondamente nel corpo vertebrale, erodendo la parte caudale della vertebra soprastante e quella craniale della vertebra sottostante. Se il processo granulomatoso evolve verso la fluidificazione, può visualizzarsi l'ombra fusiforme di un ascesso mediastinico o una opacizzazione dell'ipsoas negli ascessi iliaci. Nelle forme conclamate, il corpo vertebrale può appiattirsi o diventare cuneiforme. La colonna si inflette e le apofisi spinose assumono una disposizione a ventaglio. Arene candide, finale ligure, neolitico medio, reperto di eccezionale importanza paleopatologica, riguardante uno dei casi più antichi in Europa di spondilite tubercolare, databile ad almeno 3500 anni avanti Cristo, riguardante un adolescente di probabile sesso maschile e di circa 15 anni di età. Istruzione totale dei corpi di D11 e D12,
con parziale coinvolgimento dei corpi vertebrali vicini e gigo. Spondilite tubercolare sottooccipitale. Bambino di 3 anni. Esame stratigrafico. Collasso dell'emiarco destro dell'atlante, che si presenta sclerotico con zona di osteolisi sul versante esterno, dove la corticale appare distrutta. Spondilite tubercolare cervicale. Bambino di 8 anni. Focolaio di osteolisi del corpo di C5 in corrispondenza dell'angolo antero superiore, con ridotta altezza dello spondilo, diminuito spessore dello spazio discale e accenno a cifosi. Dopo 15 mesi scomparsa dell'osteolisi, parziale riparazione dello spondilo, spazio discale ridotto e perdita della lordosi fisiologica cervicale. Spondilite tubercolare dorsale alta. Bambino di 7 anni. Deformazione a cuneo di D3 e appiattimento di D4, con comparsa dello spazio intersomatico. Accenno a cifosi regionale. Spondilite tubercolare medio dorsale. Bambino di 2 anni. Collasso dell'ottava vertebra dorsale con scarsa compromissione dello spazio intervertebrale. Presenza di immagine a forma di fuso riferibile a un ascesso sifluente che circonda la colonna vertebrale a tale livello. Stesso caso a distanza di 30 mesi. Fusione anteriore dei corpi della settima e ottava vertebra dorsale, con persistenza dell'aspetto cuneiforme della settima e ricomposizione parziale dell'ottava, riduzione della raccolta sessuale mediastinica, note di osteoporosi. Spondilite tubercolare medio dorsale, bambino di 5 anni, lisi subtotale e schiacciamento cuneiforme di D7 e collasso di D8, con spazio intervertebrale parzialmente fuso. Ombra fusiforme di ascesso ossifluente. Stesso caso, a distanza di 4 anni. Deformazione a cuneo di D7 e appiattimento di D8, con formazioni di gibo. Ascesso ossifluente scomparso. Sclerosi parailare polmonare. Spondilite tubercolare dorso-lombare. Bambino di 3 anni. Distruzione subtotale D12L1, con archi conservati ed ascessi paravertebrali salciformi bilaterali parzialmente calcificati. 2 anni dopo, stabilizzazione del focolaio spondilitico con calcificazione della raccolta sessuale. Spondilite tubercolare lombosacrale. Bambino di 3 anni, febbricola, pallore e anemia, comparsa di tubefazione modicamente dolente in sede inguinale sinistra, compatibile all'esame ecografico con raccolta sessuale situata nel contesto dei piani fasciali profondi della parete addominale, all'esame radiografico del torace, addensamento polmonare medio apicale sinistro. Stesso caso, TAC e risonanza magnetica mostrano osteolisi di S1 con interessamento dello spazio intersomatico L5-S1 ed ascesso che ingloba lo psoas sinistro e si diffonde attraverso gli spazi retroperitoneali alla regione inguinale. Stesso caso, sezione sagittale T1 pesata. Il processo infiammatorio presenta un segnale intermedio che interessa L5-S1 e il disco intersomatico, bene evidente a componente posteriore epidurale. Sezioni sagittali multieco progressivamente pesate in T2. Netto ipersegnale del processo infiammatorio nell'immagine dell'eco pitardiva. Stesso caso,
a 8 mesi dal primo controllo dopo terapia, drenaggio della raccolta sessuale, chemioterapia, trattamento ortopedico, abolizione del carico con decubito da letto prima e corsetto ortopedico poi. La risonanza magnetica di controllo dimostra la restituzione ad intero. Terapia. Le cure mediche vanno associate a un rigoroso trattamento ortopedico. È necessaria l'abolizione del carico per tutta la durata del processo e quindi la tutela in corsetto ortopedico. Può rendersi necessaria l'artrosesi vertebrale, per la quale sono state ideate numerose tecniche, la maggior parte delle quali ormai in disuso. Le artrodesi che riscuotono ancora maggiori consensi sono la tecnica di Olmi, sezione a tutto spessore delle apofisi spinose e incuneamento nelle stesse di una stecca di corticale. La tecnica di Henle, applicazione di una stecca ossea in una nicchia ricavata sulla faccia laterale dell'apofisi spinosa. E la tecnica di Ibs, imbricamento delle apofisi spinose, sezionata alla loro base, sinostosi delle lamine con lembi ossei ribaltati, cruentazione delle apofisi articolari. Lo scheletro del torace raramente è sede di processi tubercolari, perché è costituito da ossa piatte, povere di tessuto scurioso, poco favorevoli alle infezioni batterie. La tubercolosi dello sterno è molto rara nell'età infantile, quando l'osso è ancora in gran parte cartilagino. I focolai sono in genere unici e non sono mai molto estesi, perché la lentezza con cui procede la congiunzione verticale dei punti di ossificazione impedisce il diffondersi del processo come avviene nella vita. Il focolaio è localizzato al corpo dello sterno nell'89% dei casi e al manubrio nell'11%. Il processo carioso è situato per lo più anteriormente, cosicché la raccolta sessuale di regola ha sede presternale. È eccezionale un caso come questo bambino di 9 anni, deceduto per ascesso mediastinico comunicante con la pleura determinato da uno strio tubercolare perforante dello sterno. Tubercolosi dello sterno. Bambino di 9 mesi. Focolai multipli di osteolisi nel primo metamero sternale con distruzione subtotale della corticale. La tubercolosi delle coste è poco frequente. Solo il 6% delle carie costali si osserva in età pediatrica. La lesione può avere sede varia, colpire qualsiasi costa e qualsiasi segmento di essa, con esclusione della cartilagine costale che nell'infanzia non è mai colpita. Il focolaio può avere sede periferica e assumere l'aspetto di una lesione marginale a scodella, oppure sede centrale e formare una caverna che può contenere sequestro, come nel caso di un oggetto. È eccezionale il riscontro di un processo a tipo di spina ventosa, come questo bambino di 6 anni, nel quale tutta la porzione intermedia della quarta costa destra appare soffiata. L'ascesso ha per lo più sede precostale, molto raramente sottocostale. La raccolta ascessuale tende a fistolizzarsi direttamente sulla parete toracica soprastante e talvolta può formare ampie ulcerazioni. Le coste più interessate sono quelle medie, con un massimo di frequenza nell'ottava nona costa. Mentre nell'adulto il segmento costale preferito è quello anteriore, nel bambino si riscontra una netta predilezione per quello posteriore, data la frequenza con cui nella spondilite dorsale in questa età il processo tubercolare si diffonde dalla vertebra malata all'estremità posteriore della costa corrispondente. La tubercolosi della clavicula
rappresenta l'uno per mille della tubercolosi scheletrica. I focolai diafisali, 15%, sono propri dell'età infantile, quando non sono ancora comparsi i nuclei di ossificazione complementare e si manifestano col caratteristico aspetto della spina ventosa. Le raccolte asessuali, quando provengono dal corpo della clavicola, hanno sede nella fossa sotto o sopraclaveare. Nell'adolescenza e nell'età adulta, la sede di predilezione è costituita dall'estremo sternale, 64%, e da quella acromiale, 21%, dove il focolaio chermioso evolve sempre in osteoartrite. Le raccolte asessuali provenienti dall'articolazione esterno-claveare rimangono per lo più davanti all'articolazione colpita e quelle provenienti dall'articolazione acromio-claveare alla regione superiore della spalla. In questa ragazza di 14 anni, la tomografia dimostra un'area di osteolisi dell'estremo sternale della clavicola destra, a contorni indefiniti, che coinvolge la superficie inferiore dell'articolazione esterno-claveare con sclerosi del tessuto osseo limitrofo. La tubercolosi della scapola rappresenta l'1 per 1000 della tubercolosi scheletrica. Ha un'incidenza massima del secondo e terzo decimo. La sede abituale delle osteiti è in relazione con i nuclei di ossificazione accessoria, coracoglenoideo, spina acromiale, bordo interno ed angolo inferiore, dove esiste una certa quantità di tessuto spugnoso, mentre il corpo della scapola, formato da tessuto compatto, è risparmiato o viene interessato solo secondariamente. Sono qui riportati due casi di osteite tubercolare in soggetti da crescimento ultimato. Il primo a livello medio-acromiale, dove la stratigrafia dimostra un'immagine sequestriforme, e il secondo a livello della glenoide scapolare. In età pediatrica, le localizzazioni al corpo scapolare, laddove l'osso è sottile, producono perforazioni che in epoca preantibiotica, quando il processo poteva assumere tendenze spiccatamente evolutive, consumavano l'osso poco alla volta, conferendogli un aspetto tardato, osteite serpiginosa, come in questo infante deceduto per tubercolosi poliostrogica. Nel bacino, la tubercolosi si localizza prevalentemente a livello dell'articolazione sacroiliaca, che rappresenta il 60% di tutte le localizzazioni pelviche. Il resto è costituito da osteiti del pube, dell'ischio e dell'ugone. La sacroileite tubercolare rappresenta il 4,9% della tubercolosi osteoarticolare infantile. Il punto di partenza è nel tessuto osseo paraarticolare, prevalentemente iliaco nel bambino, sacrale nell'adulto. Si distingue una carie secca più frequente ed una carie fungosa a carattere infiltrativo. Gli ascessi provenienti dall'articolazione possono essere extrapelvici, regione lombare, glutea o estiatica, o intrapelvici, fosse iliaca interna. I primi segni radiologici sono rappresentati da una diastasi dell'interlinea, con decalcificazione più o meno marcata della porzione paraarticolare dell'ilio. Successivamente compaiono piccoli focolai erosivi che possono estendersi anche alla porzione sacrale. In questo bambino di 18 mesi, la sincondrosi sacroiliaca destra appare allargata in modo irregolare, con margini sfumati ed intensa rarefazione del tessuto osseo a livello dell'aliaca. La tubercolosi dell'ilio, 0,20% di tutta la tubercolosi dello scheletro, può essere localizzata al corpo dell'osso o alla cresta iliaca. Nell'età prepubere, 12-14 anni, predilige la regione cotiloidea e le zone circostanti. Nell'età postpubere, 16 anni, si localizza di preferenza alla cresta e alle spine iliache. Il granuloma tubercolare erode solitamente un solo tavolato, più raramente tutti e due, carie perforante. In corrispondenza delle zone marginali, più ricche di tessuto spugnoso, possono riscontrarsi caverne contenenti sabbia ossea o piccoli sequestri.
Gli ascessi, che provengono dalla faccia esterna dell'ilio, si raccolgono sotto i gufi. Quelli provenienti dalle spine possono migliorare lungo il tensore della fascia alata o retta anteriore. Quelli che provengono dalla fossa iliaca si raccolgono in questa sede o possono scendere lungo i muscoli iliaci sino al rinno. La tubercolosi del pube. 0,20% di tutta la tubercolosi dello scheletro predilige il terzo decennio di vita ed è assai rara nel bambino. Nell'individuo post-pubere è frequente la localizzazione della sinfisi, che può riscontrarsi tuttavia anche nell'infante. Nelle lesioni sinfisarie prevale la forma granulo-fungosa con distruzione dell'osso e presenza di raccolta sessuale. Nella branca discendente del pube, l'osteite tende a rimanere più circoscritta. La tubercolosi dell'ischio, 0,32% di tutta la tubercolosi dello scheletro, si riscontra soprattutto nell'età evolutiva. La sede e l'estensione della lesione variano a seconda dell'età, in rapporto con l'ossificazione dell'ischio, che origina da un nucleo primario la cui attività si conclude verso i 10-12 anni e da un nucleo marginale che compare dopo la pubertà, ragion per cui le osteiti dell'epoca prepubere si estendono più profondamente nel contesto dell'ischio in via di ossificazione, come in questo caso, mentre quelle dell'età postpubere sono di preferenza localizzate al margine ischiatico inferiore. La tubercolosi osteoarticolare dell'arto superiore è poco frequente, 4,3% di tutta la tubercolosi ossea infantile. Su 10 casi, 5 sono localizzati al polso e alla mano, 3 al gomito, 2 alla spalla. La tubercolosi della spalla si riscontra soprattutto nel giovane adulto e solo un quarto dei casi riguarda il bambino. Rappresenta meno dell'1% di tutte le forme di tubercolosi osteoarticolare dell'infanzia. Si distingue una forma secca e una forma fungosa. Sul radiogramma si riscontra inizialmente una semplice atrofia ossea associata ad allargamento della rima articolare, quindi erosioni e ulcerazioni marginali, che possono essere più estese all'omero che alla glenoide, o viceversa interessare prevalentemente quest'ultimo. In questo bambino di 3 anni, controllato radiograficamente a 10 e a 18 mesi dall'inizio della malattia, la rarefazione ossea circoscritta al collo della glenoide evolve in un focolaio di osteolisi con estesa erosione della superficie articolare della scapola e conservazione di quella dell'omero. Tubercolosi della scapola. Bambina di 2 anni. Osteite dell'estremità superiore dell'omero, interessante i 2/3 mediali della metafisi. Controllo a 3 mesi e a 4 mesi di distanza. Osteolisi metafisaria progressivamente ingravescente e successiva riduzione della stessa con comparsa di sclerosi marginale e perdita della normale morfologia epifiso-metafisaria dell'omero. La tubercolosi del gomito rappresenta l'1,4% della tubercolosi ossea infantile. Nel bambino, il focolaio carioso ha sede prevalente nell'olecano, più di rado a livello dell'epifisi radiale o dell'estremo omerale. Le forme osteoartritiche sono assai meno frequenti rispetto all'adulto e si accompagnano a limitazione funzionale più o meno marcata, mentre nelle forme osteitiche questa è minima. La raccolta sessuale si estrinseca in sede posteriore o laterale, raramente anteriore. La guarigione avviene senza postumi nello stinto, con motilità articolare soddisfacente nel 70% delle osteoartriti. La tubercolosi del polso e della mano rappresenta l'1,9% di tutta la tubercolosi ossea infantile. Prima dei 4 anni, la tubercolosi non attacca mai il polso, perché la regione del carpo è composta esclusivamente da cartilagine non aggredibile
dalle infezioni specifiche. In questa età, le localizzazioni primitive sono costituite dalla spina ventosa dei metacarpi e delle falangi. Fino ad allora, infatti, queste ossa, prive di una vera cavità midollare, sono costituite da un tessuto spugnoso con arterie che, dorando scarsamente le metafisi, favoriscono la localizzazione di affisaglie. L'osso si ingrossa e poiché la malattia dall'interno continua a distruggere anche il tessuto osseo neoformato, resta un guscio sottile, da cui il nome di spina ventosa. In questo bambino di 8 mesi, la tumefazione fusiforme dell'indice è dovuta a una spina ventosa dei raggi metacarpofalangei che appaiono porotici, ingrossati e accorciati, congeodi e a posizioni periostili. Dai 4 ai 12 anni, con la graduale calcificazione delle ossa del carpo, possono osservarsi forme osteoitiche pure e circoscritte, oppure, ma assai raramente, osteoartriti carpiche, la propagazione di spine ventose degli ultimi 4 metacarpi, che a differenza del primo metacarpo hanno la cartilagine coniugale all'estremo distale. Dopo i 12 anni le barriere cartilaginee scompaiono e la tubercolosi si propaga a tutta l'articolazione radiocarpica con una caratteristica tumefazione del polso che prende il nome di tubor albus. La coccite tubercolare viene per frequenza dopo la spondilite e la gonnellite. Rappresenta il 25% della tubercolosi osteoarticolare dell'infanzia. In epoca preantibiotica, l'età più colpita era l'infanzia, un terzo dei casi nel primo decennio. Attualmente le forme infantili sono molto regredite rispetto a quelle dell'adulto. Si distingue forme sinoviali proprie dell'età infantile e forme ossee. La forma sinoviale, rara, può essere costituita da una semplice idrome tubercolare. Più frequente la forma produttiva, con granulazioni che riempiono i vari recessi capsulari e aggrediscono i bordi della superficie cartilaginea sottominandola. La forma ossea è la localizzazione primitiva più frequente. Può avere sede nella testa e nel collo o nel cotide. L'ascesso, prima intra e poi extraarticolare, può esteriorizzarsi in sede antero-esterna, tra tensore della fascia lata e retto anteriore, o interna in corrispondenza degli adduttori, di rado in sede posteriore, alla regione glutea, eccezionalmente nelle cavità pelviche, tra perforazione del cotide. I sintomi sono costituiti da dolore, facile stancabilità e zoppia. L'anca è prima flessa, abdotta ed extra-rotata. In una fase più avanzata, però, quando il malato è costretto a letto, l'arto si dispone in flessione, adduzione e rotazione interna. I movimenti, iniziando dalle rotazioni, sono limitati per effetto della contrattura muscolare di difesa. La tumefazione locale, inizialmente non rilevabile, può rendersi manifesta per effetto della progressiva atrofia muscolare. La sessualizzazione si osserva nell'8% dei casi. Il decorso della malattia è tuttora lungo e la durata media del ricovero è quella di un anno. Sul radiogramma, nelle artriti tubercolari di origine sinoviale, appare aumentata la radioopacità della zona di proiezione dell'articolazione, per l'ispessimento della membrana sinoviale e la presenza di esudato raccolto nella cavità articolare. Questo provoca inizialmente l'allontanamento della testa del femore dall'acetabolo. In seguito, l'interlinea articolare diventa irregolare e con la sua usura e l'aggressione dell'osso sottostante si riduce di spessore, talvolta sino ad obliterarsi. Nell'artrite tubercolare di origine ossea, i focolai si presentano radiologicamente come zone di aumentata radiotrasparenza, più raramente con aspetto di necrosi circoscritta. Coccite tubercolare, ragazza di 13 anni, atrofia ossea intensa dei campi articolari dell'anca sinistra, con profilo cefalico sfumato e indeterminatezza dei contorni della superficie acetabolare.
a distanza di 3 anni, testa femorale di tipo voidale, con fisi precocemente fusa, collo femorale modicamente osteoporotico e buona ricostituzione della rima articolare. Con le attuali terapie, la prognosi funzionale, un tempo assai severa, è nettamente migliorata e le guarigioni con motilità completa o parziale rappresentano l'87% dei casi nell'età infantile contro il 67% dell'età adulta. Sono scomparse le complicanze gravi, come la lussazione endopelvica, le gonopatie secondarie causa di accorciamenti e processi elefantiasici dell'arto inferiore da stasi linfatica, come in questi esiti di colite tubercolare plurifostagionata sofferta durante l'età infantile. La tubercolosi nel gran toccantere è rarissima nel bambino, 2-3 casi su 100. La propagazione avviene per via ematica oppure può provenire da un processo specifico delle borse mucose paratrocantere. Il primo sintomo è il dolore e l'infiltrato locale. L'articolarità dell'anca è indebita, a eccezione delle rotazioni che sono limitate per la contrattura dei muscoli che si inseriscono sul grande trocantere. Radiograficamente il contorno dell'osso appare irregolare, con limiti sfumati verso il tessuto sano. L'evoluzione è favorevole. Il trattamento conservativo. Tubercolosi del ginocchio. La gonnellite tubercolare, in ordine di frequenza, viene subito dopo la spondilite tubercolare e costituisce il 27% di tutte le lesioni specifiche dello scheletro infantile. Circa un terzo di tutte le gonnelliti si riscontrano nel primo decennio. Si distinguono forme sinoviali, 50%, forme ossee, 20% e forme miste, 30%. Le forme sinoviali possono determinare un semplice idrato oppure una sinovite fungosa. La cartilagine articolare si comporta passivamente e se il processo continua nella sua evoluzione può essere distrutta con propagazione secondaria all'osso. Questo anche senza essere intaccato dalla lesione specifica, ma incontro a un processo rarefacente diffuso. Le forme ossee possono colpire i condoli femorali e l'epifisi tibiale, possono condurre secondariamente alla tubercolosi sinoviale o aprirsi all'esterno dell'articolazione con formazione di ascessi paraarticolari. La sintomatologia è costituita da dolore, zoppia, discontinua nello stato iniziale, continua nello stato cronico, tumefazione, atrofia muscolare e contrattura. La sensorizzazione e la fistolizzazione si riscontrano solo nel 5% dei casi. Quadro radiologico. Il primo segno radiografico è rappresentato dall'atrofia ossea, più o meno diffusa e uniforme, che va dalla semplice attenuazione di immagine senza distruzione della trabeculatura a una radiotrasparenza di grave entità, per cui la densità dell'osso appare sul radiogramma appena superiore a quella delle parti molli. I tessuti peri e para-articolari assumono per contro un tono d'ombra più opaco. La rima articolare è aumentata in presenza di versamenti, irregolarmente ridotta con l'usura della cartilagine di incrostazione. Nella compagine dell'osso possono comparire zone di maggiore radiotrasparenza, con formazione di vere lacune che conferiscono all'osso un aspetto cotonoso. Nelle forme non trattate, queste immagini possono assumere il carattere di caverne in seno al tessuto spugnoso e di erosioni periferiche nelle cave corticali e subcorticali. Gonnellite tubercolare, forma sinoviale. Bambino di 4 anni, nuclei epifisari del ginocchio porotici. Irregolare la parte posteriore del nucleo femorale, con aumento marcato del tono d'ombra dei tessuti molli paraarticolari. Gonnellite tubercolare, forma ossea. Bambino di 6 anni,
osteoporosi intensa dei capi articolari del ginocchio sinistro, con zone di lisi di forma ovaloide a contorni indecisi nello spessore del condilo femorale esterno. La tubercolosi della rotula è molto rara, 0,14% di tutte le localizzazioni tubercolari dell'età pediatrica. La lesione non si riscontra mai prima dei 4-5 anni, quando la rotula è pressoché cartilaginea. Nell'infanzia, contrariamente a quanto avviene nell'età adulta, il processo carioso ha scarsa tendenza a invadere l'articolazione del ginocchio, perché il tessuto cartilagineo che circonda il nucleo centrale di ossificazione fa da barriera contro il diffondersi dell'infezione. La sintomatologia è modesta: dolore pressorio, termotatto positivo, assenza di risentimento articolare. Radiograficamente il focolaio osteitico si presenta come una zona di rarefazione circoscritta con atrofia dell'osso circostante. La prognosi è favorevole, la terapia conservativa. La tubercolosi della caviglia e del piede rappresenta il 6,5% di tutte le localizzazioni tubercolari dello scheletro nell'età pediatrica. Prima dei 6 anni, la tubercolosi predilige i nuclei ossei già presenti alla nascita, astragalo, calcagno, cuboide. In questa età, la tubercolosi dell'astragalo costituisce la localizzazione più frequente, 25%, e rappresenta il punto di partenza per una invasione della tibia tassica, che si osserva in circa la metà dei casi. Mentre i focolai metafisali ed epifisali della tibia e del perone, protetti da uno spesso strato cartilagino e in parte extracapsulare, hanno scarsa tendenza a invadere l'articolazione. In questo bambino di 11 anni, con lo osteite tubercolare del maleo peroneale, il focolaio carioso rimane circoscritto in siede juxtafisaria della metafisi distale del perone sinistro. La tubercolosi del calcagno occupa il secondo posto, 22%. Si osserva come forma centrale prevalentemente nella prima infanzia, quando il nucleo del corpo si sviluppa rapidamente. In questo bambino di 3 anni, il focolaio tubercolare si manifesta con un'area di osteolisi che si estende a gran parte del tessuto calcaneale sul versante posteriore. A distanza di 6 mesi, notevole riduzione dell'area litica, con iniziale ricostruzione della spongiosa. A distanza di 12 mesi, scomparsa della zona degli osteolisi, struttura ossea ricomposta, ricalcificata a larghe maglie. Nell'adolescenza, quando ossifica l'apofisi calcaneare posteriore, la tubercolosi del calcagno si presenta come forma apofisaria, senza tendenza all'invasione delle articolazioni vicine. Bambino di 8 anni, focolaio di osteolisi di forma irregolare a contorni imprecisi, in sede calcaneare posteriore al confine con la cartilagine apofisale. A distanza di 8 mesi, discreta riduzione del focolaio carioso. A distanza di 12 mesi, persistenza di un piccolo focolaio di trasparenza, di forma ovale, nella parte postero-superiore del corpo calcaneale, con spongiosa limitrofa normalmente strutturata. Le altre localizzazioni osteitiche delle ossa del piede sono rare: cuboide 6%, scafoide e cuneiformi 3%, e si osservano solo nell'infanzia, perché dopo il 7° o 10° anno si complicano inevitabilmente in osteoartrite, come è avvenuto in questa bambina di 7 anni con scafoidite tubercolare, il cui radiogramma dimostra osteoporosi generalizzata intensa del piede sinistro, spazio articolare tra scafoide e astragalo ingrandito e irregolare nei suoi contorni per la presenza di vasto processo osteoartritico delle ossa, con erosione delle superfici articolari.